suo figlio da ragazzo? È molto discolo. Io ho fatto una grande fatica nella mia vita a correggermi. Io per molti anni mi sono dovuto correggere, perché è vero che da bambino ero un ragazzo, ma forse la guerra. La guerra trasforma i bambini. Il bambino che cresce e si forma durante anni di guerra e vede episodi della guerra è un bambino che è esposto a dei rischi. È esposto a dei rischi. E questo capitò anche a me. Quindi io passai molto tempo un po' a correggere le asprezze, certe forme del mio carattere giovanile. Probabilmente mi sono restate anche in parte, mi sono restate naturalmente. Ma certo, tutto sono meno che una papa molla. Però mi sono corretto molto, mi correggerò ancora. No, io volevo fare il prete. Io in collegio ero molto legato alla ritualità, alla spiritualità, al sentimento, a tutto ciò che un bambino può apprendere dall'educazione cristiana e cattolica. E quindi anche lì volevo andare avanti, volevo andare fino in fondo e quindi volevo diventare un prete. Vede, quando io ero ragazzo, io andavo a scuola in una scuola che era vicina a Piazzale Loreto. E mi ricordo ancora molto bene la staccionata di legno con tutti i manifesti stracciati contro la quale furono fucilati 15 antifascisti, tra cui diversi socialisti. Ma io ragazzo andai più di una volta. Quando uscivo da scuola e ritornavo a casa, andai a portare dei fiori ai 15 martiri di Piazza Loreto. Però Piazza Loreto vide anche un'altra tragedia, tragica, barbara scena dei cadaveri di Mussolini, della Petacci e di altri appesi. Scena barbara, infame. Una volta ero sul lago di Como, dove andavo abbastanza spesso con i miei figli, e ci trovammo a Giulino di Mezzegra. Individuammo la strada che porta a Villa Belmonte, indipendentemente dalle versioni che vengono date adesso. Individuammo la strada che porta a Villa Belmonte, al cancello di Villa Belmonte, contro il quale furono fucilati Mussolini e la Petacci. Eravamo io, mia moglie e i miei figli e portai dei fiori. Mi sembrava una cosa incredibile che non ci fosse neppure la pietà umana, che la pietà umana potesse essere scambiata per un gesto politico, per una compromissione col fascismo. Ed era la pietà umana. E i miei figli sanno e si ricordano che anche al cimitero di Musocco, quando io andavo a trovare mia madre, io sempre, con i miei figli, ho sempre fatto mettere dei fiori in quei campi di cimiteri, non posso dire di guerra, ma di dopoguerra, di cimiteri di uomini morti nel maggio, nel giugno, nel luglio del 45.
In mezzo alle carte ho trovato un libro di poesie di Trilussa e in mezzo alle poesie di Trilussa ho trovato una poesia che si chiama L'elezione. Eravamo nel 1912. Se non pagava sprofumatamente, te pensi che votava qualchiduno? Non gli è tornato conto a far tribuno, povero amico. Adesso se la sente. E spegni e spanni, non lo sa nessuno, di voti che ha comprato. Solamente quelli del comitato indipendente gli sono costati 30 lire l'uno. Fra pranzi, sbruffi e spese elettorali c'è Pietro lo strozzino che c'ha in mano 40.000 lire dei cambiali. Un'antra de ste sbiosse, buonanotte, la volontà del popolo sovrano gli è costa cara quanto una cocotte. Non dico che tutti i parlamentari abbiano fatto questo, però indubbiamente già nel 1912 le campagne elettorali costavano in modo tale che Trilussa lo doveva rilevare con la sua ironia e con la sua fantasia poetica. Beh, se avessi reso l'anima a Dio, credo che probabilmente una serie di persone tirerebbero un sospiro di sollievo. Questo fantasma, questo mostro, questo personaggio ingombrante, evidentemente, non c'è più. Allora ne possiamo parlare male liberamente, lo possiamo accusare di tutto, tanto non potrà più difendersi. Non mi sono potuto difendere ugualmente, perché di fronte ai processi falsi è impossibile difendersi. Di fronte al golpe postmoderno che vede l'alleanza di clan giudiziari con clan dell'informazione, è praticamente impossibile difendersi. Ed è quello che è toccato a me. Sono che io ho continuato, anche quando nessuno mi poteva sentire, ho continuato a parlare. Anche quando sapevo che nessuno mi poteva sentire, perché nessuno riprendeva quello che dicevo, o lo riprendeva in modo distorto, o quello che dicevo doveva fare i conti con una tesi avversa 50 volte, 100 volte, 1000 volte sostenuta ed esaltata. Io ho continuato a parlare, ho continuato. Sono stato ridicolizzato. Vi ricordate l'ironia sui fax di Hammamet? E come potevo parlare io diversamente? Come potevo parlare? Tornando in Italia per mettermi nelle mani della violenza di una giustizia politica? Non esisterebbe al mondo e nella società umana e nella storia l'esilio politico, che esiste quando ti trovi di fronte a una violenza che ti vuol colpire principalmente per ragioni politiche. Non si sarebbe fatto se fossi stato un oscuro personaggio della Repubblica o se fossi stato un personaggio ammanicato con i vincitori. Probabilmente non mi sarebbe toccato un bel nulla, come vedo che non viene disturbata un sacco di gente. Viene disturbata un sacco di gente che stava perfettamente nel sistema democratico della Prima Repubblica. Io parlo e continuo a parlare e continuerò a parlare, quindi se probabilmente non ci fossi non costituirei più un problema, anzi potrebbero tranquillamente risolvere il problema di Tangentopoli. Il problema di Tangentopoli lo risolverebbero subito. Se io non ci fossi il problema sarebbe già risolto. Il vero ostacolo alla soluzione, a una soluzione giusta, non a soluzioni fantoccio, non a soluzioni che non risolvono un bel nulla, non a soluzioni ipocrite, con tutta questa ipocrisia che continua, non soluzioni che servono solo a qualcuno, ma soluzioni vere, che derivino da un'operazione verità, perché non si fanno. Sono io l'ostacolo, nessun altro è l'ostacolo a una soluzione vera. Io mi reco nel 56 a Praga. Ed è lì che questa cappa si incrina. Cioè vengo fermato per la strada da persone, da
anziani che parlano francese, perché la generazione più anziana cecoslovacca il francese lo conosceva, e che mi dicono: ma guardate che qui non è come pensate voi in Occidente, qui c'è un regime di polizia, qui non siamo liberi, qui i comunisti controllano tutto, i comunisti vogliono tutto, i comunisti occupano tutto. Sta avvenendo questo dalle nostre parti? Non lo so, non lo so se sta avvenendo questo anche dalle nostre parti, ma non credo. E lì mi si incrinò questa fede, mi si incrinò, e il resto, diciamo, è durato poche settimane, perché arrivammo all'ottobre-novembre ungherese e lì esplose la ribellione contro il sistema sovietico, il comunismo. I socialisti non potevano essere alleati dei comunisti perché i comunisti stavano con i carri armati sovietici, i carri armati sovietici schiacciavano la libertà del popolo ungherese, noi eravamo per la libertà dei popoli, quindi a un certo punto diventammo anticomunisti. Questa è la mia storia. Da quel momento Craxi è diventato un gangster. Credo di aver raccontato. Mi ricordo che ero a Santiago ed eravamo praticamente a pochi giorni dall'inizio del golpe. Quindi c'era a Santiago c'era il coprifuoco, il toque de queda, c'era il coprifuoco. E una mattina all'alba decidemmo, eravamo una delegazione, eravamo alcuni giovani dell'Internazionale Socialista, io ero già vice segretario del partito. Decidemmo di andare a portare dei fiori sulla tomba di Allende. Allora ci eravamo informati e avevamo saputo che Allende era sepolto nella tomba della famiglia Grove, quindi non era sepolto come Salvador Allende, ma stava nella tomba della famiglia Grove, e credo fosse la famiglia della moglie. E mi ricordo che andammo una mattina all'alba, me lo ricordo perché era un'alba piovigginosa e nebbiosa. Ci fermammo a comprare dei fiori alla periferia di Santiago, usciti da Santiago cominciammo a vedere nei campi dei cadaveri, che evidentemente erano stati uccisi durante la notte. E ci avviamo verso Viña del Mar, ci fermarono a tre o quattro posti di blocco, che superammo senza difficoltà, e arrivammo al cimitero di Viña del Mar. Noi con i nostri fiori in braccio, e mi ricordo che andai io dall'impiegato del cimitero e gli domandai: dove sta la tomba della famiglia Grove? E quello abbassava gli occhi, cioè poverino aveva paura di parlare, aveva paura di dirmelo. Allora c'era dietro un bambino, che dice, è un bambino cileno, no? Un niño cileno, che dice: io sé dove sta la tomba. E allora lo seguiamo e lui ci accompagna attraverso i sentieri del cimitero e ci indirizziamo verso la direzione dove doveva esserci la tomba. A un certo punto saltano fuori tre o quattro uomini armati che ci puntano contro le mitragliette, un sottufficiale, mi pare fosse, si fa avanti e mi ricordo le parole che disse: un passo ma si tiro, se fate ancora un passo sparo. Noi ci arrendemmo immediatamente, deponemmo i fiori per terra. Questa scena credo che sia stata filmata perché dietro di noi avevamo una troupe di una televisione della RAI. E quello della televisione, l'operatore, aveva la cassetta dentro nella macchina, e è evidente che gliel'avrebbero presa, no? Andando alla perquisizione. E allora io aprii la camicia, mi misi la cassetta, la feci girare dietro la schiena, mi chiusi la camicia e così salvai la cassetta, che deve esistere, ci deve essere questa cassetta da qualche parte, deve esistere questa cassetta che ha ripreso tutta questa scena.
che con questo omaggio noi interpretavamo il sentimento non solo dei partiti dell'Internazionale Socialista, ma di tutti i democratici. Avevano compreso il valore e il significato del suo sacrificio. Siamo stati cacciati dalla tomba con minacce di morte da parte di una pattuglia di carabinieri. Siamo stati trattenuti successivamente alcune ore nei locali del cimitero. Gli è stato anche ritirato il passaporto, sia pur temporaneamente? Sì. Siete stati proprio sotto la minaccia delle armi? Alle nostre argomentazioni, quando abbiamo detto ma noi portiamo dei fiori, non facciamo altro, ci hanno guardato e il comandante dei carabinieri ha detto un passo más y tiro. Un passo avanti e sparo. Ancora un passo e sparo. Onorevole Craxi. E questo credo che simboleggi assai bene il carattere del regime cileno, e cioè la violenza contro la ragione. Noi arretriamo e ci mettono in un piazzale in attesa di stabilire che cosa facciamo, che cosa debbono fare di noi. Poi ci lasceranno andare. Mi ricordo che io chiedo a un ufficiale che voleva andare alla toilette, voleva fare la pipì. E l'ufficiale dice vada e mi fa seguire da un soldato. E io mi metto a fare la pipì e c'ho questo a fianco. Allora gli dico, mi volto mentre gli dico, è molto difficile la vita. E lui mi rispose, non ricordo ancora, mi rispose bastante. Vieni Vittoria, per piacere, mettimi un po' di legna. Vieni? Mi metti un po' di legna? Mi metti un po'? Non lo mettilo tu, mettilo tu. Perché non lo metti tu? Hai paura? Fatti dare quelli più piccoli. Guarda, questo viene lui, vieni. Mettetelo insieme. No. Eccoci, perbacco, così, mettilo. Ma io ho paura. Perché hai paura? Scotto. No, non ti scotti. Prova a metterlo, vedrai che non ti scotti. Stai lontano. Prova a metterlo. No. Così. Tiralo dentro così. Ah, così. Buttalo dentro. No, buttalo dentro. Dai, su. Io lo so. Lo dai a me? Hai paura tu? Non ci credo, hai paura così grande che sei, hai paura? Non è possibile. Vedete che lo poniamo così. Così. Buttiamolo dentro. Così. Così. Adesso piano piano cresce. Piano piano sale il fuoco. Tu vuoi andare dentro? Io no, e tu? Tu vuoi andare dentro? No. Eh? No, papà mi ha messo. Ti ha messo nel fuoco? No, l'avevo buttato lì. Ah, va, non ci credo. Non ci credo che tu hai paura del fuoco. Fa caldo? Sì. Eh? È caldo, guarda che si brucia. Fammi sentire. Io c'ho male caldo. C'hai caldo in faccia? Sì. Ma qui le mani. Ah sì, fatti vedere, sì. Fatti guardare che ti guarda e ti guarda. Guarda quel signore cosa sta facendo questo signore? Cosa fa questo signore? Non so. Ma mi sono occupato di molte cause internazionali. Un grande eroe della democrazia greca oppressa dai colonnelli, Alekos Panagoulis, è stato un mio grande amico in quegli anni della lotta contro la dittatura dei colonnelli greci. Poi è stata la volta della solidarietà concreta, operante ed attiva con i dissidenti cecoslovacchi, così come ha aiutato dissidenti di altri paesi dell'est europeo. E la stessa cosa riguarda l'America Latina per altri paesi,
le quali erano in corso lotte per la libertà. Arafat lo conosco, l'ho conosciuto molti, molti anni fa. Era ancora il capo degli studenti palestinesi. E la causa del popolo palestinese, io l'ho sempre sostenuta senza per questo tentare di mantenere il rapporto giusto che bisognava mantenere con Israele e con i diritti di Israele. Il diritto alla sicurezza e alla esistenza e alla sicurezza dello Stato di Israele, che doveva conciliarsi con la indipendenza e la sovranità del popolo palestinese. Quindi per parte mia aiutai anche la causa spagnola, e infatti alla prima grande manifestazione, la Fiesta de la Libertad, che si tenne a Madrid, caduto Franco, dopo la morte di Franco, e io partecipai e presi la parola insieme a Felipe González, François Mitterrand, Mario Suarez, forse anche Andrea Papandreou. Ho aiutato i portoghesi, solidarmente ho partecipato alla lotta portoghese, prima alla lotta contro Salazar e poi contro il colpo di Stato comunistoide, che, militar comunistoide che tentarono in Portogallo. Ma poi abbiamo dato anche altri, esuli, dissidenti, perseguitati negli altri paesi. Ma quella è una parte del nostro finanziamento illegale che evidentemente, se, nei casi in cui abbiamo dato contributi a movimenti, a partiti o a personalità estere, certo non utilizzavamo la Banca d'Italia per trasmettere loro del denaro. Non veniva emessa regolare fattura, no, avveniva, era un gesto fraterno, era un gesto di fraternità che noi... ed era una partecipazione a delle cause nobili, perché erano cause per la libertà, per i diritti dell'uomo, contro ogni forma di dittatura e di violenza. E quindi una parte del nostro finanziamento, una parte, si diresse anche verso queste forme di solidarietà internazionale. Io sarà forse che sono un po' incosciente, non ho paura di niente. Non vorrei dire che ci penso tutti i giorni, ma quasi. E con assoluta serenità. Assoluta serenità. Mi spiace poi, perché adesso è un periodo in cui vedo... siccome gli anni passano, vedo che mi scompaiono tante persone che conoscevo, e questo mi fa tristezza. Mi fa tristezza la morte degli altri. Non ho l'idea che io debba, come dovremmo tutti, naturalmente, lasciare questo mondo. Però siccome avanzo negli anni, molti vedo che scompaiono, portando via con sé tutto, i ricordi, l'amicizia, battaglie fatte insieme. Questo è triste, sì. E per il resto, le assicuro, ripeto, sarò forse un po' incosciente, ma non sono uno che si fa prendere dalla paura. No, no, neanche meno dalla paura del buio.